I miei genitori si sono trasferiti in Italia dal Ghana una trentina d'anni fa, penso per lavoro, e perché ovviamente si sono sposati, hanno deciso di cambiare aria, diciamo, e per trovare opportunità migliori. Ho una sorella che adesso è a Dubai, abitava in Ghana anche lei. Mio padre è ancora in Ghana e mia mamma adesso è in Inghilterra che lavora, e io sono qua a Londra ormai da 6 anni. Mi sono trasferita a Londra 6 anni fa perché diciamo che era una delle opzioni tra le due scelte che avevo, che erano gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Ho scelto Londra perché era più vicina comunque e offriva più o meno le stesse opportunità che cercavo negli Stati Uniti, perché volevo fare diverse cose a livello più ampio, diciamo, nell'ambito creativo. E adesso come adesso non lavoro, però sono una freelancer, quindi suono per sessioni, suono tastiera, suono il basso per diversi show, concerti, studio sessions, quindi è quello che sto facendo ora. Prima, fino a qualche mese fa, lavoravo in post produzione, dove ho fatto la gavetta per un paio d'anni, e da lì ho fatto assistente junior tecnico e ho deciso di mollare per appunto dedicare più tempo alla mia passione, che comunque è la musica, o anche al mixaggio dei suoni, insomma, proprio di ambientarmi nel mondo sonoro, proprio lavorare per me stessa, insomma. Prima di Londra abitavo a Brescia, poi ho fatto un po' Pordenone. Mi ricordo ancora un paio di cose, un paio di esperienze a Brescia, essendo l'unica ragazza, come dicono gli italiani, di colore. Sono sempre stata comunque presa di mira anche involontariamente, perché comunque è una ragazza molto vivace, lo sono ancora tutt'oggi, ed ero sempre movimentata, quindi diciamo che vedere un personaggio come me, diverso tra l'altro, crea comunque involontariamente un punto esclamativo. Quindi anche quando i miei compagni di classe magari facevano commenti stupidi, tipo o le solite battutine, come sei scura, o guarda tipo al buio, non ti si vede, cose così, era tipo ok. All'inizio, a quell'età, fascia elementare, la prendi male, lo dici ai genitori quando arrivi a casa, il genitore ci sta male, ma la scuola non fa molto e viene visto come una cosa così, tipo, no, tra ragazzini che scherzano. Poi dalle elementari mi sono trasferita alle medie a Pordenone. Diciamo che è stata la fascia proprio scolastica dove ho subito, qualcuno direbbe razzismo, ma io la chiamerei più discriminazione / ignoranza, perché lì proprio ancora ero l'unica ragazza nera. A me ero comunque diversa, perché ero comunque sempre vivace, comunque sempre strana, però se c'erano delle liti o delle discussioni, magari qualche battutina razziale o discriminatoria scappava, e io a quell'età non sapevo come gestire, quindi ci sono stati dei giorni di rabbia o dei giorni di tristezza, comunque, perché mi sentivo parte di loro, però quando facevo questi commenti mi rendevo conto che c'era qualcosa di diverso, che era il colore, semplicemente il colore della pelle. E dalle medie alle superiori, sempre a Pordenone, ho subito molto meno l'ignoranza da parte dei miei compagni di classe. C'era anche un altro ragazzo nero in classe mia, quindi boh, magari era per quello, magari erano intimiditi perché eravamo più di una persona, boh. Però sicuramente ho gestito la cosa in modo migliore, perché crescendo poi crei questo sistema difensivo, no? E sai come gestire la cosa.
diciamo che in Italia c'è ancora un po' di strada da fare, però piano piano, magari col tempo, magari le cose si sistemano. Per quanto riguarda adesso, come individuo, sono molto più sicura di me stessa, soprattutto venendo in una città come Londra, che il colore della pelle, c'è discriminazione, quindi è una cosa che esiste a scala minore, però a prescindere dal colore della pelle, da dove vieni, dalla tua religione, tu puoi arrivare dove vuoi arrivare, come vuoi, e se ci lavori duro. Per quello dicono che è Londra così così, perché è una città comunque che devi arrivarci con uno scopo. Dal punto di vista culturale è ricchissima, dal punto di vista lavorativo ci sono un sacco di opportunità, però come dico devi avere delle palle di piombo, non è una città per rilassarsi, devi avere uno scopo particolare. La passione per la musica l'ho sempre avuta da quando avevo tipo 9, 10, 11 anni. L'ho scoperta perché ho seguito una mia amica che andava a fare una lezione di pianoforte. Allora ho detto dai, ti seguo. E l'ho seguita e mentre lo facevo ho pensato ah, che bello, posso farlo anch'io. Allora mi sono messa lì a suonare ed è subito così. Mi è venuto proprio naturale, allora ho scoperto che avevo l'orecchio musicale e da lì insomma è iniziato il percorso musicale. Infatti è una cosa che faccio di professione, preferisco il basso anche se è uno strumento che ho scoperto un po' dopo, però sia tastiera che pianoforte non mi dispiacciono. Come molti sanno, nella cultura africana la chiesa o la religione è una parte fondamentale della nostra cultura, soprattutto ghanese, perché comunque sono ghanese, oltre ad essere italiana per definizione, che fa parte della nostra cultura, quindi da quando ero piccola ho cominciato a suonare soprattutto nelle chiese, perché nelle chiese pentecostali c'è proprio un background proprio musicale durante i services, come li chiamano qui, durante le cerimonie. Sento italiana, non mi sento molto italiana, ormai, neanche ghanese, forse cittadina del mondo di più. Gli inglesi, quando dico che sono italiano, non si rimangono sorpresi solo perché il mio inglese è molto English, però a parte quello non rimangono sorpresi come gli italiani quando tipo lavoravo a Superga 2-3 anni fa, che entravo in negozio e dicevo che era italiano e mi chiedevano ancora se come mai parlavo l'italiano, cioè era una cosa tipo così diversa, perché penso non siano, il concetto dell'italiano nero in Italia non è ancora abbracciato, diciamo. Però quando è che mi sento italiana? Forse quando mi rendo conto che il cibo italiano è eccellente, oppure lo stile di vita italiano è perfetto. A parte quello, a livello proprio culturale, non penso di aver perso l'appartenenza all'Italia. Dell'Italia mi mancano il cibo. Il cibo eccellente, lo stile di vita. Io se decidessi oggi di tornare in Italia e trovarmi un lavoro tra il mio appartamentino, l'avrei sicuro, una mia casa, una casetta, una macchina, proprio tranquilla.
Quindi decisamente lo stile di vita, il costo di vita più basso. L'ambiente, perché a me piace la natura. È strano, però mi piace la natura. E le belle persone. Spero di tornare in Italia il più presto possibile. Se ho la certezza di trovare un lavoro che mi piace o che paghi bene. Magari in città più grandi, Brescia, Milano, Roma, forse non tornerei a Pordenone perché è molto piccola, però decisamente a Brescia, Milano e poi andrei con un po' più coraggio, con un po' più di grinta perché adesso so chi sono, so come sono, so il valore che ho, quindi niente, nessuno potrebbe fermarmi, insomma. Thank you.